oggi. Raga, mi vergogno a fazzoline. Sì, il titolo è vero, non è un clickbait. Oggi mi andrò a tingere i peli delle ascelle. Raga, io vi giuro mi vergogno. Cioè, vi giuro mi sto vergognando. Allora, partiamo dal principio. Perché questa cosa? Allora, prima di tutto perché volevo fare qualcosa ai miei capelli. Come vedete, ho levato l'extension dal video precedente, l'avete visto. Però le mie parrucchiere non fare niente, ti prego. Perché ovviamente se io mi metto a fare cose faccio casini e poi ovviamente lui deve aggiustare tutto. E quindi così, ferma, non toccare i capelli. Ok, questo era uno dei motivi. L'altro motivo è che io questa cosa era un po' che ci pensavo. Cioè, nel senso, non è che pensavo di volerla fare, però dicevo, figo, cioè potrei provare un giorno. Però ovviamente, cioè, io solitamente i peli delle ascelle me li levo. Mi sento proprio a disagio ad averli, però a me non mi frega niente. Ognuno fa quello che gli pare. Se uno se li vuole tenere se li tiene, ma su di me non mi piacciono. Quindi, cioè, ho sempre avuto sta cosa tipo, magari, chissà, potrei un giorno così. Però appunto, cioè, non mandate ad andare in giro con i peli sotto le ascelle. Però dato questa situazione, ho detto, proviamo. Cioè, quando se non ora. Non so se caricherò questo, cioè sicuramente se lo state vedendo l'avrò caricato, però che vergogna. Però sì, cioè, lo volevo fare una volta nella vita, ecco. Li ho fatti crescere un po' e adesso li andremo a tingere, li decoloreremo e poi li faccio una rosa e una verde, perché sono le uniche tinte che ho. Prima di tutto le dobbiamo decolorare. Io utilizzo questo prodotto qua, è fatto apposta per i peli. Io con questo mi ci decoloravo le sopracciglia quando ancora le avevo. È molto più delicato rispetto a un normale decolorante, cioè meno aggressivo, ovviamente è sempre decolorante. Quindi bene non fa, serve a questo, no? Metto in questo ciotolino, mettiamo questo altro bordo. Poi c'è, raga, tipo quando compravo le tinte mi arrivavano questi mini pennellini e dicevo, ma cosa ci faccio? Cioè, ma che mi servono dei mini pennellini così piccolini? Finalmente ho trovato un'utilità, ecco, per decolorarsi le ascelle. Cosa non si fa per le views? No, vabbè, a parte le views, cioè, comunque appunto è una cosa. Cioè, ma poi c'è da anni sta cosa delle, ok, vado, di decolorarsi le ascelle. Però appunto non avevo mai avuto la cosa tipo, ok, mi lascio crescere i peli per decolorarmi. Infatti non mi sento a mio agio neanche adesso. Sì, Lili Maria fa tutto, ma su questo un po' sono titubante. Spalma quel decolo come se fosse una crema. Beh, in effetti è una crema. Tanto che hai da fare, stiamo tutti in quarantena. Spero che funzioni. Con le sopracciglia funzionava. Una volta ho visto il video di una che si faceva proprio tutte le gambe tipo blu. Molto bello quello. Però sinceramente non so se mi regge. 10 minuti. Che ore sono? E 36. Cioè, dove sta 10 minuti così? Mi siete mai immaginati vedermi fare una roba del genere? Sì, aspettavo solo quello. Sono passati 2 minuti e ho già messo rotta a destra così. Cioè, poi dopo un po' fa male, mi devo appoggiare. Che cosa sto facendo nella mia vita? Ripeto, è tutta colpa di Conte. Guardami come mi è ridotta a decolorarmi le ascelle. Poi ho questa maglietta della salute. Però, maglietta della salute firmata Dolski, perché lo stile sempre. Sto iniziando a cedere, sto iniziando a cedere. Quanto manca? 4 minuti. Devo dire, non mi brucia, non mi dà fastidio né niente. Non è neanche una situazione piacevole. L'unico fastidio appunto è tenere le braccia in alto. Forse se mi sdraiavo, tipo dormivo un po' così. Sì, poi mi ci addormentavo e non avevo più le ascelle. Ok, manca un minuto. Io adesso le andrò a sciacquare. Io vado, Non voglio farvi vedere subito il risultato. Sono diventati tipo arancionini. Quindi io gli farei un'altra passata di decoloranti. E ricominciamo. Io starò altri 10 minuti con le mani alzate. Li voglio biondi, Voglio un colore abbastanza chiaro, capito? Anche il giallo mi va bene. Ci siamo di nuovo. Altri 10 minuti. E non posso neanche giocare a Candy Crush, che ho finito le vite. Che tipo per un po', per tipo 2 settimane, mi hanno dato tipo vite infinite. Vero, raga, che giocate a Candy Crush? Hanno dato vite infinite dicendo, goditi questo momento, spero che con questo regalo il tuo tempo sia un po' più leggero. Quindi si può, grazie, ho passato tutta l'etapa a giocare a Candy Crush. E mo me lo levi? Ciao. Siete maledetti. Vabbè, raga, ci vediamo dopo. Tanto starò più a fare perché, perché non passa il tempo. Ok, sono passati altri 10 minuti, vado a sciacquarmi. Questa volta farò anche l'antigiallo. Le laverò con lo shampoo antigiallo che mi ha inviato Alessandro Rati, perché ho visto che tutti ne parlano benissimo. A me è arrivato ma non l'ho mai usato perché non mi serve. C'è scritto antigiallo per capelli biondi e decolorati. Gli levavo un po' il giallo per far attaccare meglio la tinta. Devi spiegare per quale stracazzo dei motivi ti stai decolorando le ascelle. Questo è Alessandro che gli ha detto, ti offendi se uso il tuo shampoo?
Colpa di Conte, è colpa di Conte. Vabbè, basta, devo lavarmi le ascelle perché sennò... Grazie Ale, veramente. Wow. Bisogna tonalizzarli questi ragazzi, bisogna tonalizzarli. Quella nota di giallo che non ci piace. Io mi guardo e penso, ma che sto a fare? Ok, sì, si sono schiariti. Adesso prendiamo la tinta. Iniziamo con quella verde. Queste sono tinte che mi sono avanzate, ovviamente. Sono quelle che utilizzavo prima, diciamo. Tanto ne basta poco, penso. La voglio fare la parte verde di qua, così è opposto. Che bello, sto andando. Ma che c'è tipo proprio un prato. Io spero attacchi questa tinta, se no è una delusione totale. Non è molto invitante il verde sotto le ascelle, devo dire. Cioè, anzi, per niente proprio. Certo, sicuramente mi sa che mi rimarrà tipo un alone. Ricopriamoli proprio, cioè. E questa è una orrenda. Bello questo, molto bello questo. Mi mancano un po' i capelli così. Cioè, più che altro vedere queste tinte così vivaci. E poi guardi i miei capelli così smorti. Fa riflettere. Oh my god. Ecco, queste sono le mie ascelle. Adesso dobbiamo aspettare almeno tipo mezz'ora, dai. Così il colore prende bene. Non sarò mezz'ora così, con queste posso anche abbassare. Tanto non penso che succeda qualcosa. Anzi, si amalgama meglio. Oddio, se mi sono sporcata un po' sotto le ascelle. Beh, effettivamente. Niente, raga, ci vediamo tra mezz'ora. Ok, è passata mezz'ora. Non so sinceramente come sia la sito. Mi vado a fare direttamente una doccia senza capelli. Così lavo bene gli eccessi e... torno tra 3, 2, 1. Wow, 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 wow. Epic fail. Epic fail. Cioè, un minimo, 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 minimo di riflesso colorato ci sta. Però proprio un riflessino, riflessino. E non ha attaccato la tinta. Epic fail. Cioè, io ho sprecato tutto questo tempo. Mi sono ridicolizzata. E non ho neanche le mie ascelle colorate. Mi sono pure arricciati i capelli. Secondo me non sono venute perché utilizzando un prodotto così poco aggressivo, diciamo, non ha aperto i pori dei miei peli ascellari, non li ha rovinati tanto. E quindi la tinta è scivolata, perché queste tinte devi avere proprio i capelli rovinati per farle attaccare bene. Infatti guardatemi quanto mi dura. Non ci siamo riusciti, fine, ciao. Però posso dire che almeno una volta nella vita l'ho fatto. È venuta una cacata, come tutte le cose che faccio. No, non è vero, però tipo di solito quando faccio queste cose così un po' si viene una cagata. Tanto chi mi deve vedere? Però ecco, sono un po' triste, raga. E quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao. Non ero soddisfatta del risultato. Quelle ascelle non erano colorite come volevo. La notte non ho dormito, non ho chiuso palpebre pensando all'errore delle mie ascelle, all'orrore errore. Allora ho detto basta, ci riprovo. Quindi mi sono svegliata e ho detto farò una deco, ma una vera deco, una decona, una decolorazione a 30 volumi. Anche se magari avrei iniziato ad avere le ascelle in fiamme, non mi importava, volevo il colorito ascellito. Quindi andai in bagno, presi il decolorante, iniziai a mischiare, a spennellare, a dare quelle pennellate decise. E poi che è successo? Per ora non brucia ancora, non so quanto sia passato sinceramente. Speriamo che non mi sia ridotta la pelle. Questa è la volta buona, raga, la volta buona. Ho iniziato a fare sta cosa, mi deve venire. Non ci ho dormito. Inizio ad andare a fuoco, sciacquo. Sono passati tipo 10 minuti, quindi manzo, ok. Ricominciamo, adesso mi sembrano più chiari. Sicuramente più rovinati. Diciamo sì, ci voleva una decolorazione più aggressiva secondo me. Se non mi vengono bene neanche stavolta, piango. Dai su ragazzi, tingetevi per favore. Vi ho decolorato 3 volte. Cioè io sto sbroccando, non posso sbroccare per sta cosa. Alaska. Alaska. Vedi, anche Alaska sta sbroccando. Un déjà vu, tutto questo l'ho già vissuto. La speranza è l'ultima a morire. Il momento della verità. Ora vado a lavarmi queste cazzo di ascelle. Non so quante volte l'abbia fatto, ma ti prego, non voglio aver sprecato tutto questo tempo a farmi crescere questi peli osceni, averli decolorati 3 volte, averli tinti per niente. Quindi vedete un po' che dovete fare. Il momento della rivelazione. Beh raga, questo giro sono decisamente venute. Alaski, ti piacciono le ascelle della mami? Oh, ma che... oh! Oh wow wow wow! Sì, a questo giro sono venute, la tinta attaccata.
Bene, sono soddisfatta del mio lavoro adesso. Dopo il fallimento di ieri, oggi ho detto ci riprovo. E adesso fatemi sfoggiare la mia tinta. In rosa c'è ancora tutto un alone, però vabbè. Devo dire, la mia preferita è quella verde. Vabbè, basta, scusatemi ancora per questo video disgusto. Però dovevo provare e ci sono riuscita. Quindi se volete farlo usate la decorazione normale. Anche se mi hanno bruciato un po' le ascelle, però io l'ho tenuta pochissimo, ecco. Non esagerate con la deco. Quindi niente, raga, ora posso veramente chiudere questo video. Io spero che questo video vi sia piaciuto. E ciao. Che vergogna.